però in teoria la Reggiana parte molto bene, poi non si sa come, perché sotto 2-0. Già altre cose io dico, non è una probabilità di dire non è vero, non può essere vero. Poi intanto cosa pensavamo? Pensavamo la stessa cosa, ma allo stesso tempo voglio dire che si percepiva qualcosa da dire, ce cioè, la possiamo fare, stiamo giocando bene e possiamo recuperare. Tant'è che poi sappiamo com'è finita. Ci credevi veramente? Sì, sì, ne parlavamo giusto anche oggi con altri compagni, con il Bianco, così. E mi ricordo che ne parlavamo tra primo e secondo tempo e alla fine. Non guardare Sattarino e Sant'Elisi perché ti stanno facendo il segno del calcio lungo. No, non lo sanno che io Bianco mi ha detto che finiva, facciamo tre gol dopo. Però beh, ti ha detto sul Bianco sì, ci carino. Siete incoscienti. Siamo avanti, però alla fine mi ho avuto ragione. Qual è stato il segreto di questa vittoria? Insomma, è il fatto che comunque ci abbiamo creduto sempre ed eravamo consapevoli di quello che potevamo fare, abbiamo visto che anche nonostante fossimo 2-0 sotto, comunque giocavamo, tenevamo un pallone, creavamo occasioni, quindi sapevamo che da un momento all'altro potevamo creare gol e situazioni. Quando ti ha detto sei titolare ma giochi a destra, tu ti sono importanti, da sinistra converge e poi succede quello che è successo a Pisa, lo metterà nell'angolino alto. Giocando a destra? Giocando a destra... Non dirmi che giocheresti anche in porta pur di giocare. Ah, ma quello è... Non è normale, però ci si adatta di saper mettersi a disposizione della squadra e fare altri tipi di giocate che siano comunque funzionali, che possono portare al gol, quindi mi adatto e vedo come va. Quindi non sei stato tu a fare male a Girona per andarsi in no, assolutamente no, assolutamente. Vabbè, senti, cosa sta succedendo a questa Reggiana? Non ti chiedo a casa fuori perché non mi interessa, però perché c'è questa alternanza in prestazione? Ce lo chiediamo anche noi, forse in casa ci sentiamo in dovere di fare un qualcosa in più, non lo so. Però è evidente che comunque in casa facciamo più fatica a fare il risultato, mentre fuori casa magari siamo più spensierati. Però ne parlavamo con la squadra, con il mister, così, cioè comunque anche in casa dobbiamo essere spensierati e fare quello che dobbiamo fare. Sì, tu sai benissimo, ma te l'ho detto varie volte che mi hai fatto prendere tante brutte parole. Mi è arrivato lei, ho detto ragazzi, è arrivato un grande, bel giocatore e hai fatto molta fatica perché mi davano un infortunio. Adesso a che punto sei? Ora mi sento bene, adesso spero di dare un grosso contributo alla squadra in queste ultime partite, quindi sono pronto. Ti hanno detto che hai fatto il gol più bello della Reggiana in questo campionato, però mi hai fatto un solo. Sì, è vero, diciamo che dipende anche da minutaggi, partite, tutto, quindi spero di giocare il più possibile e avere più chance possibile. Ancora a fine della gara. Esatto. Ricordiamo. Senti, fai finta che non ci sia Sacchetto. Quando sei tornato sei in aula? Quando sei intervista? No, è fondamentale la ruota. Abbiamo un ragionamento con il direttore che negli ultimi 20 anni la Reggiana bisogna ricordarsi che categoria ha fatto, quindi è importante sempre da dove era la scorsa Reggiana, quindi l'obiettivo è questa perza. Tutto il resto è guadagnato, non è mai perso, tutto il resto è guadagnato, quindi l'obiettivo è sempre mai sempre la stabilizzazione. Quando si è fatto male Vandi ed è entrato a Satellito, vi siete messi in no, no, sapevamo comunque di poter contare su un ottimo portiere, infatti è quello che ha dimostrato. Felice per lui. Ciao Filippo, grazie Chiocchi, essere carino e per lo sport. Ti chiedo se è il momento della tua carriera in cui ti senti più apprezzato e valorizzato, nel senso che sappiamo tutti sono 99, sei cresciuto nella generazione, insomma, ne abbiamo parlato anche insieme dei fenomeni, Bastoni, Fratesi, Zaniolo, eri considerato probabilmente forse anche quello più talentuoso del gruppo, poi per motivi che magari mi specificherai tu adesso. Insomma, ti sei un po' perso, credi di essere nel momento clou della tua carriera in cui sei appunto più apprezzato? Sì, purtroppo poi ho avuto un brutto infortunio, sono dovuto stare fuori tanti mesi, proprio nel periodo probabilmente stavo meglio, però io dico sempre che tutto torna, quindi sono pronto a rimettermi in gioco. Per quanto riguarda sentirmi più apprezzato al momento, potrei dirti di sì, ma non posso saperlo. So che ultimamente mi sto impegnando tanto, sto andando al 100%, adesso sono queste ultime partite e cercherò di
riprendere, di tornare dove magari posso stare. A livello di ruolo, non vale rispondere ovviamente, dove mi mette il mister, dove è che ti senti più a tuo agio? Nel senso che la tua utilità, secondo me, è un punto molto forte per la squadra. In qualche caso, se trovi l'allenatore sbagliato, può essere anche un limite, puoi giocare a mezzala, puoi giocare a un artista, puoi giocare a un esterno. Tu, Filippo Merigoni, dove ti trovi? Diciamo che nel primo partito ho fatto 2-3 ruoli in una partita, però sì, può essere un punto a favore, ma allo stesso tempo io penso di trovarmi meglio a giocare dalla parte sinistra, quindi mezzala sinistra, piuttosto che esterno sinistro in un altro modo. Comunque mezz'ora del centrocampo o sottopunta a sinistra. Sabato c'è il Cittadella, come la inquadri questa partita? È veramente quella partita che vincendo si può accantonare o comunque giudicare la salvezza oppure la ripercorso? Magari sì, ma allo stesso tempo, come ha detto il mister, dopo la partita col Venezia, se avessimo perso, come abbiamo visto tutte le altre hanno vinte, ci ritrovavamo allo stesso punto di magari un po' di settimane fa. Quindi è importante vincere, perché comunque ci può dare un bello slancio in su, quindi allontanarci dalle zone sotto, però penso che dobbiamo affrontarla come una qualsiasi altra partita, non metterci troppa pressione, ma allo stesso tempo sapere che sarà importante, quindi sono sicuro che lo arriveremo pronti. Le difficoltà di questa partita sono legate all'avversario che verrà per non perdere a tutti i costi o anche alla Reggiana che, come dicevi, quando insomma, vuole strafare, vuole non fare il calcio che sa fare i trasferti, quindi si allunga, lascia spazi. Quali sono le maggiori difficoltà secondo te? La squadra assolutamente, perché come si è visto nel campionato di B, chiunque può vincere contro chiunque, quindi dovremmo stare attenti, non prenderla sotto gamba. È vero che viene da una striscia di partite non positive, però come si è visto il campionato è un po' così. E per quanto riguarda giocare in casa, spero che sia volta buona, che non ripeteremo quello che è successo, faremo la nostra partita e porteremo a casa il risultato. Cioè dici per la legge dei grandi numeri, ma poi vediamo. No, però ora sento, mi auguro che sono più tranquilli e spensierati per poter fare un'ottima partita. La scelta di Girma, sì, è vero che nel ruolo abbiamo tanti interpreti, però può incidere secondo te oppure abbiamo tanti giocatori che possono giocare in quel tipo di ruolo? Senti, sì, però io penso che ci alleniamo tutti al 100%, penso che tutti siamo pronti per dare il nostro contributo, quindi chiaramente sono dispiaciuti di tutto, però dobbiamo comunque andare avanti e cercare di raggiungere prima la salvezza e poi puntare più in alto possibile. Intanto il Belgio, la religione del Belgio, io parlo sempre di terminazionale, quindi non ho dietro l'angolo uno che mi possa raccontare, tra l'altro esperienza molto fresca, Standard Liegi, club storico, non ricordo, ma non avevo lo Standard, ormai è passato mezzo secolo, una Juventus in semifinale di Coppa UEFA contro un club belga. Bruges, esatto. Il mondo belga. Io direi che mi sono trovato benissimo, era un'esperienza che volevo fare. E devo dire che pubblico molto caldo, 20-30 mila spettatori allo stadio e gente che comunque vedeva il calcio come uno sport, così che comunque potevi perdere partite così, ma uscite dallo stadio era tutto finito. E mi sono trovato molto bene, un ottimo calcio, c'è cioè un'intensità, tanti talenti, tanti giovani. Penso sia un anno che mi ha fatto crescere, quindi sono contento di aver fatto questa esperienza in un ottimo posto. Vedo qua un bellissimo curriculum con Leander, quelle esperienze, la religione e essere Atalanta, essere bergamasco, scusi, con questa Atalanta assolutamente incredibile. Sì, sono cresciuto fin da vicino con l'Atalanta, quindi ho giocato 11-12 anni lì, ho fatto tutte le giovanili. E comunque penso sia un'ottima scuola sia di calcio che di vita, perché comunque ti insegnano un po' a stare al mondo e sul livello anche educativo e qualsiasi altro tipo di queste cose comportamentali. E poi vabbè, tipicamente la scuola di calcio si vede cosa sta facendo tuttora, quindi un'ottima scuola. Tu Leander?
su tutta la revisione del, su una marea di presenze. Sì, tutte penso. Sì, no, giocare per la nazionale è sempre sogno di chiunque, penso, quindi sono molto contento di quello che ho fatto, spero di poter fare altro.